Salve a tutti ragazzi, sono Toshishogun e bentornati in un nuovo video su Kingdom Hearts Union Cross. Scusatemi l'assenza di questi giorni, ma non ho potuto fare video, non ho potuto registrare, non ho potuto fare praticamente nulla perché ero pieno di impegni. Spero mi possiate perdonare. Comunque sia, oggi è il 31 ottobre 2018, quindi è Halloween. Allora, vi siete preparati per stasera? Andate a fare dolcetto scherzetto, vi preparate con gli amici, vi mascherete, feste varie. Non so, fatemi sapere, sono molto curioso perché in giro già volano i cosplay di Halloween, eccetera, eccetera, e sono abbastanza curioso di sapere quello che farete voi. Allora, ragazzi, però partiamo subito a bomba con le news che ho saltato per giorni. Mamma mia, quante ce ne sono state. Allora, prima di tutto la cosa di reclutare i player nel party. Per ottenere un gold ticket, qui vedete tutte le specifiche, tutti i dettagli, anche nella community mod dell'Actress, cioè il party recruitment, quindi è una cosa molto molto interessante. Dura fino al 25 novembre e parte dal 25 ottobre. Quindi ragazzi, se non l'avete ancora fatto con il vostro party, non perdete tempo perché un gold ticket ciascuno, quindi ciascun membro del party lo otterrà, è molto molto buono. Cioè i gold ticket sono oro, veramente letteralmente. Allora andiamo back, altre Proud Mode Quest aggiunte il 25 ottobre fino alla quest 700, io sono alla 620, sono indietrissimo, infatti sono un po' corto con le gemme, penso le farò appena avrò un briciolo di tempo, purtroppo ultimamente il tempo di gioco è veramente poco per me. Vi ricordo appunto Power Gem, Speed Gem, Magic Gem, Magic Mirror, eccetera, eccetera. E Jewels, chiaramente, Jewels. Aspettate un secondo. Oh, allora, da questa aggiunta sono state aggiunte anche le Sun Gems e le Moon Gems. Quindi, ragazzi, veramente ottimo. Veramente, veramente ottimo. Questo magari toglierà il fatto di dover necessariamente andare a fare le Moon Gem Cup, che sì, sono già limitati di loro, e poi ancora più limitato il fatto che siano molto difficili e non tutti riescono a completarle. Quindi ottimo, ragazzi, veramente ottimo. Poi, no, Kairi e Xion EX Plus sono tornati in Mercyra 5 con la trait garantita una 7 stelle di tier 6, tier 7 con la skill, 8 medaglie eredità 5 superiore, 3 Magic Mirror. Senza lotta, ragazzi, verranno sia Kairi che Xion se la prendete immersi. Dura fino al 30 ottobre, ragazzi, quindi è inutile che ve ne sto parlando in questo momento. Però comunque sia, se l'avete visto, c'era sicuramente, cioè l'avrete sicuramente ottenuto se vi servivano. Poi, Happy Halloween fino al 26 ottobre, quindi è finito, ragazzi. Abbiamo preso tutto quanto, l'avete trovato nei presents. Quindi abbiamo ottenuto sia la frase, sia il titolo e anche l'avatar part. Buono così. Bonus Jewels Campaign che parte dal 27 ottobre fino al 6 ottobre. E quindi niente, ragazzi, se avete voglia di spendere Jewels, questo è il momento, anche se non è che ne danno chissà poi quanti in regalo, vabbè. Poi Supernova Key Art 19, che ne parlano praticamente tutti, ovviamente è uscita sabato, se non ricordo male, ed è esattamente lo stesso banner di Sephiroth, ragazzi. Quindi abbiamo come medaglia garantita in ogni pool la 6 stelle di Malefica, la 6 stelle la trait però della Key Art 19, 8 medaglie di realtà 5 superiore e 3 Magic Mirror. Al quinto pool otteniamo la 7 stelle di Malefica, che è una Prime, mentre la Key Art non è garantita. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio per bene. Allora, ovviamente si spiega il Supernova, ma l'abbiamo già visto e ridetto, quindi va benissimo così. Andiamo a vedere, ovviamente potrete ottenere tutte le medaglie booster, ovvero la 6 stelle di Malefica boosted la potete trovare, la 7 stelle uguale e anche Sora potete trovarlo boosted se lo trovate. Allora dura fino al 20 novembre, ragazzi, quindi ci rimangono ancora 19 giorni,
Molti hanno trovato tutto, praticamente. Io ho visto certi che hanno trovato il mondo in pochissimi pool. Io non ci spero nemmeno per quanto mi riguarda, ma se dovessi uscire l'Escort Challenge che è uscita precedentemente in JP, sì, un pool ce l'ho fatto giusto per avere sia la Drake che una copia di Malefica a 6 stelle. Anche se adesso vi faccio vedere che Malefica non è tutto questo granché. Ok, però prima parte con la key arte 19 il gioco, quindi andiamo con ordine. Parte con la chicca, con la medaglia esclusiva che è difficile trovare, ma manco poi così tanto. Allora, include l'artwork, lo vedete, che c'è anche in Kingdom Hearts 2, spoiler, è bellissima. Magic Sprite tier 8, target tool costa 6, 31,48, 47,39, moltiplicatore come Sephiroth, ragazzi, come moltiplicatore. Però cambia il fatto che non sia one hit, ma applica 6 hit per un turnamento alla Price Strength di 3, la Magic Strength di 7, Special Attack Bonus più 100%, diminuisce l'Attack e Defense, la Price Defense, la Magic Defense di 7, restituisce 3 Gauss e il Damage Plus si basa sul nemico left. Quindi ragazzi, se avete un solo nemico farà il massimo di moltiplicatore, nel PvP fa il massimo di moltiplicatore. Nei boss prima dovete distruggere la parte e poi dopo farà il massimo del suo danno. Il countdown rimane invariato. E ovviamente si aggiunge la supernova single target che viene usata in automatico in uno slot 6 quando difendete nel PvP. E il danno, ragazzi, è mostruoso come sempre. È devastante. Se trovate qualcuno contro che ha un buon setup a lui e magari anche Sephiroth, lasciatemi speranza perché veramente è troppo troppo danno. Allora, Malefica, partiamo subito dalla 7 stelle, anche se non c'è moltissimo da dire. È come Neku, solo è versione Magic Reversed. Tier 5, target toll costa 4, 25,05 moltiplicatore a 6, a 7 stelle, 12,15 a 6 stelle, applica 5 hit che ignora l'attributo del target per un turnamento alla reverse strength di 3 e lo spell attack bonus è il 120%, mentre a 6 stelle non c'è la reverse strength up, ma lo spell attack bonus rimane al 100% e quindi ragazzi va bene. Consiglio o non consiglio di pullare su questo maledetto banner? Allora, ragazzi, manca ancora tantissimi giorni e a parte i cani che mi stanno disturbando, però comunque sia, mancano tanti giorni. Io ho visto nell'album che c'è qualcosa di nuovo in arrivo che hanno già messo, ma che non sappiamo cos'è. Quindi aspettiamo. Tantissimi di voi l'hanno aspettato, ho già visto, però comunque sia io voglio aspettare sia per un eventuale Score Challenge, perché di Jewels non ne ho manco per la 5 stelle, per la 7 stelle scusate, quindi per la Mercy di Malefica, tanto meno per rincorrere la Key Art 19. Avevo fatto 6 ball per Sephiroth, non l'ho trovato, pace. Quindi il mio consiglio è quello di aspettare, certo. Non aspettate la fine del banner, poi sicuramente se esce l'Escort Challenge, un pull fatelo. Andiamo back, allora 5 di rarità o inferiore Medal Challenge, quindi vediamo cosa riusciamo a fare con le nostre 5 stelle che ormai sono non datate di più. E qualcuno ha qualche medaglia 5 stelle? Non lo so ragazzi, fatemi sapere. Fino al 9 di novembre sono 10 quest e otterremo Bench X Medal, niente di più, non c'è manco gli event coins qui. Poi VIP questa settimana, un gold ticket come sempre, 3000 jewels, i 5 tentativi in più nel PvP, dura fino al 5 di novembre e c'è il White Mushrooms con, cioè ne sono 4 la Trade Medal e 1400 jewels, ma c'è anche 4 premi lo Stated Axel che 6 stelle penso, perché è libero a 6 stelle. E niente, ragazzi, non capisco se è una cosa stai cercando di fare. Ormai non la usa quasi più nessuno, a meno che non abbiate Extra Attack, Ground Aerial. Allora lì sì, posso capire. Però comunque sia, non la vedo poi più così spesso. Ci sono molte altre medaglie migliori. Allora, partiamo un attimo. Questa medaglia Power Reverse Tier 8 Target Toll costa 0,498 moltiplicatore, quindi non è una medaglia da danno. Ok, per un tournamental di 4 la PSN Defense, la Target meno 2, PSN Strength,
Ah, ok, meno 2 diminuisce la piastra nel strength dell'avversario. HP recovery livello 3 e restituisce 5 gauge. Quindi, ragazzi, sono 5 gauge gratuiti ed è una medaglia alla Turtle. Se ci trovate l'extra attack è molto utile, però considerando tutte quelle che abbiamo già, non so quanto possa esservi utile. Certo, se non avete pullato per Damage Plus, magari vi può tornare utile. Però sta a voi ragazzi, i soldi sono i vostri, non tutti ha voglia di spenderli. Ci sono più giocatori free to play che non altro, quindi la scelta è vostra. Poi 7 Magic Broom e 7 Magic Mirror nella stessa quest, grazie a Dio. Poi le gemme, 2 per ogni tipo, ormai lo sappiamo. Quindi 2, 2, 2 e niente. Poi la PvP mod, che cosa... Non capisco. Non capisco, ragazzi, il fatto. Ok, il limite della battaglia è stato incrementato a 7, mi stai solo dicendo questo? Va bene? Invece di 5 ragazzi avete 7 minuti per fare tutte le battaglie necessarie. E niente, penso che questo sia veramente tutto dal video, perché non... Sì, c'erano tantissime novità, però me la sono sbrigata anche abbastanza bene, ecco. Nel PvP ormai tanto lo sappiamo perché è passato un giorno. Ci sono lo Sleeping Lion, il Treasure Trove e il Counterpoint. Mi aspettavo il Counterpoint perché la nuova key art sicuramente c'era un Keyblade Magic. Però un po' misto questo PvP, mi garba, anche se appunto Treasure Trove uguale Sephiroth, Counterpoint uguale Sora, e comunque sia potete metterlo anche nello Sleep Lion nel petto, quindi... La prossima Supernova, ragazzi, sarà Speed, chissà se sarà Reversed o Uprite, però vedremo un po', vedremo un po'. Io aspetto l'Escort Challenge, fino a quel momento non faccio pull, però vi aggiorno su una novità. Io avevo tanti jewels, adesso ne ho solo 5.000, per il semplice fatto che ho fatto 1. La Mercy di Xion, EX Plus, perché mi serviva, non potevo continuare il mio cammino senza, e poi ho comprato delle Avatar Boards, ma... Non ho fatto pull stravaganti sulla key art 19, non l'ho trovata. Se non ci credete, vi faccio vedere tutte le crate che ho e vi assicuro che è deprimente perché ne ho veramente troppe. Allora, queste sono quelle di Riku, i pull pazzi che ho fatto. Questa è quella di Gula. Poi io mi compono sempre Gula Sed, ma va bene. Però vedete, nelle Magic non c'è niente, a parte quelli di Demix e di Luxord. Quindi ancora non ho pullato, ragazzi. E forse non pullerò, dipende tutto dall'Escort Challenge. Perfetto, direi che da questo video è veramente tutto. Io vi auguro un buon Halloween se lo festeggiate, ma comunque sia vi auguro il ponte che ci sarà il primo novembre e il 2 novembre. Io sarò sempre qui sperando di riuscire a fare i video come Dio comanda, ovvero nel tempo che io mi stabilisco per fare i video, ma purtroppo veramente scusatemi, ma lunedì e martedì ho avuto tantissimo da fare e domenica è il giorno libero per tutti. Da TwitchAgon è tutto, i modi per supportarmi li conoscete, trovate tutti i miei social in descrizione, noi ci vediamo al prossimo video e ciao ragazzi!